coffee break, per la parola di oggi mi sono lasciata ispirare da un testo molto bello dell'Antico Testamento. Il testo, è il libro di Giobbe, molto conosciuto perché, comunque si presta a letture, diverse. Circa la sofferenza, alle volte i grandi perché del male che l'uomo e il giusto possono soffrire. All'interno di questo libro molto bello, nel capitolo 28 vi è una descrizione di quella che era, secondo il tempo, l'idea della sapienza e soprattutto della sapienza, quella di Dio, quella vera, sicuramente che va ben oltre le conoscenze specifiche di qualche esperto. Dentro questo testo vi è la frase che io ho scelto per oggi, che dice così. Quando diede al vento un peso e delimitò le acque con la misura, quando stabilì una legge alla pioggia e una via al lampo tonante, allora la vide e la misurò, la fondò e la scrutò appieno e disse all'uomo: Ecco, il timore del Signore, questo è sapienza, evitare il male, questo è intelligenza. Sono i versetti 25 e 26 del capitolo 28. Allora, per il caffè di oggi, due sono le indicazioni. Per chi si vuole mettere in cammino verso la sapienza di Dio, ha due atteggiamenti di fondo. Il primo, avere un grande rispetto nei confronti del Signore, il timore inteso non come paura, ma proprio come riconoscenza a Dio del suo posto e al fedele della sua essere creatura, che dal suo creatore dipende in tutto e per tutto, in tutto quello che fa. Ma il secondo atteggiamento, questo è un'indicazione buona anche per noi oggi, evitare il male, cioè non sceglierlo consapevolmente. Allora, intanto che sorseggiamo il nostro caffè, ricordiamoci di questi due cardini. Da una parte il riconoscimento di Dio del suo posto, dall'altra cerchiamo nel nostro piccolo, nella nostra giornata, di evitarlo il male. Sicuramente questo sarà un atteggiamento intelligente che farà sì che la nostra vita possa essere una vita più serena, più nello shalom, più nella pace. Intanto è pronto il caffè.